presidente della Lega di Serie A, Egidio Bianchi, quindi grazie della sua disponibilità. Un evento dentro un altro evento, il Baskin alla finale di Coppa Italia. Ma è il progetto che abbiamo fortemente voluto quest'estate quando abbiamo deciso di organizzare questa Final Eight a Firenze, doveva essere un progetto di inclusione, perché ci sono tutta una serie di specialità che ci sono in questi atleti, che io definisco appunto atleti speciali, che noi volevamo mettere a corollario di un evento sportivo professionistico come la Final Eight Coppa Italia. Dal suo punto di vista come lo vede il Baskin? Ma è una delle cose che mi appassiona di più dal punto di vista dei principi, per cui questo è il motivo per cui abbiamo voluto che fosse una delle specialità che partecipavano a questo evento. Ci saranno allora altri eventi? Sono convinto di sì, credo che sia importante che non sia una cosa one shot, ma che sia un progetto che possiamo portare avanti. Emanuele Montomoli, presidente del Costone qui a Firenze per la partita del Baskin. Che sensazione è? Bellissimo, senz'altro, come abbiamo detto tante volte, il Baskin è un grande investimento per il Costone, è un grande investimento per la nostra società. Essere qui in un luogo così prestigioso e partecipare, poter fare una partita di campionato dentro al Mandela Forum dà sicuramente lustro alla nostra società. Quindi un grande evento e la speranza della vittoria del Costone? La speranza della vittoria del Costone è sottintesa, sono sicuro i ragazzi del Baskin sapranno rappresentarci al meglio e sapranno portare in alto anche in questa disciplina i colori del Costone. Con Gianluca Orsi, referente toscano del Baskin, una bella vetrina qui a Firenze per la finale di Coppa Italia. Sicuramente una bella vetrina sia per quanto riguarda il Baskin toscano, dove siamo riusciti a portare una partita di campionato direttamente qua al Mandela Forum in anteprima della finale. Una bella vetrina anche per quanto riguarda le due squadre che sono qui, che sono i Warriors Baskin Capannori e il Costone Siena. Una bella vetrina perché una sorta di invito fatto direttamente dalla Lega che ci onora di questa cosa. Come hai appena detto, la Lega vede molto il progetto Baskin. Diciamo che la Lega vede molto, da quello che ha detto, tutto il comparto extra basket. È una cosa molto positiva perché ci sono realtà diverse che non solo il basket canonico. Questa è una bella vetrina e è giusto che sia stato dato spazio un po' a tutti quelli che sono gli sport minori riguardanti la palla spicchi. Forum di Firenze, manifestazione del Baskin, non poteva mancare anche il presidente del Costone Femminile, Nello Corbini. Nello, che spettacolo è? Sì, direi non solo non poteva mancare, ma direi è un piacere vedere questi ragazzi e vederli impegnati in una cornice così importante. Credo che sia una grande soddisfazione per loro poterci cimentare in un campo, in un'occasione di manifestazione così importante. E un tuo bilancio su questi 3 anni di Baskin? Ma direi che da quando è nato come una scommessa. Noi abbiamo solo cercato di sostenere per quanto possibile il progetto, però un progetto che credo in 3 anni si è sviluppato abbastanza bene. Quest'anno è iniziato il campionato quindi con 2 vittorie, stasera una vittoria in questo scenario, quindi credo meglio di così non si poteva fare. Roberto Rosa, allora questo evento del Baskin qui al Mandela Forum? Ma che dire, tanta emozione perché siamo stati
invitati a un evento davvero particolare. Siamo felici di essere qui a rappresentare Siena, a rappresentare il Costone, a rappresentare questa bellissima entità del Baskin, un progetto che abbiamo sposato già da 3 anni ma che quest'anno si sta concretizzando sia con la partecipazione al campionato toscano Baskin che a questo, ripeto, a questo evento di grandissimo spessore. Ringraziamo il presidente Giglio Bianchi che ci ha dato questa enorme possibilità. C'è tanta attesa da parte dei ragazzi, sia di coloro che tra poco scenderanno in campo e anche di coloro che invece saranno protagonisti durante l'intervallo della finale, perché verranno chiamati ufficialmente dallo sponsor sul parquet del Palamandela. Insomma, una bellissima avventura, davvero.